Il commissario Mendo non c'è e ritengo che non ci potrà mai essere, perché la regione non può commissariare lo Stato su una competenza dello Stato. Soltanto chi farnetica può pensare cose del genere. La regione ha tutto il diritto a fare controlli, ci mancherebbe altro, anche a posteriori, ma deve applicare la legge, punto. Certo che c'entra l'aeroporto di Catania. Voi pensate che l'aeroporto di Catania, con gli organi che secondo me erano scaduti l'anno scorso a giugno, con un parere pro veritate di un avvocato, si sono fatti un anno di proroga. L'anno di proroga scade esattamente il 30 giugno, perché entro quella data si dovrebbe approvare il bilancio. Bene, in questo momento ci sono delle 8 quote dell'aeroporto, 6 sono gestite da commissari, una è gestita da un presidente scaduto, Ivano Bello, una è gestita da un presidente in carica, Giannone di Ragusa. Quindi su 8 quote, 7 sono controllate da persone che non avrebbero titolo o non hanno titolo a poter dire io parlo a nome dei soci. Mi sembra che in questa situazione si possa presentare all'ordine del giorno un'assemblea bloccata ieri all'ultimo momento dalla regione attraverso l'IRSAP, semplicemente dicendo beh, allora a luglio faremo questo, ad agosto faremo questo, a settembre faremo questo, a novembre faremo questo. Secondo voi questo lo può fare un organismo scaduto? Secondo noi no, perché primo è follia pensare di gestire con tutti gli organi commissariali. Secondo, noi riteniamo sia anche illegale, perché fra le altre cose si prevedeva di fare un'assemblea a fine agosto, dicono che poi col caldo i giornali sono meno attenti, la gente è meno disponibile, in cui si prevedeva di modificare lo statuto, di fare un aumento di capitali, di andare in borsa. Ma chi lo ha deciso? Le camere di commercio, soprattutto quella di Catania che ha 3 seggi su 8, ha mai deliberato a favore di un'andata in borsa in questo modo? Noi possediamo uno studio, se volete ve lo consigliamo, fatto fare dal sottoscritto quando era presidente a titolo gratuito, dalla banca Nomura, una delle più grandi banche d'affari del mondo, che ci spiegava qual era il procedimento di privatizzazione più corretto. E il passaggio dell'andata in borsa era ben successivo a una prima fase in cui si doveva fare, come hanno fatto la maggior parte degli aeroporti d'Italia, la cessione di un grosso pacchetto a un soggetto qualificato che gestisse l'aeroporto. Questo aumento di capitale del 20% serve semplicemente a portare soldi all'attuale gruppo dirigente, che così, qualora potesse rimanere in carica, se ne andrebbe avanti per altri 3 o 6 anni tranquillamente. Che questo purtroppo, mi dispiace doverlo dire, non è più un'attività di gestione, è diventato un mestiere per altri.